Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale YouTube di Mike Arts. Oggi apriremo Battaglia della Leggenda, Vendetta Mostruosa. Questo box è stato gentilmente inviato da Fantasia e oggi andremo a sbustarlo insieme. In questo box ci sono 24 buste da 5 carte per busta. Andiamo subito a vedere cosa potremo trovare. Qua dentro, Lamia, Ragno Madre, Artista Amico, Occhi e Valletto, Ukinoe. In queste bustine ci sono anche le ristampe dei Punk, fantastico. E la Secret è Mysterion, la corona del drago. Questo era già uscito Ultra, se non sbaglio. Bellissima. Andiamo avanti con la prossima busta. Ok, Saggio della Forza, Akashi, Papillon, Artista Amico, Aratama Ultra, bellissima. E Araldo della Luce Pura, Secret. Gli araldini sono sempre fantastici. Ragno Madre, Saggio, Ukinoe Punk, Risentimento della Vipera. E Ip Mascherena, Secret. Bellissima questa. Finalmente un'altra bella ristampa di Mascherena e ci serviva proprio. Prossima busta. Dannel, Le Nobili Armi, Drago XY, Ribellione Occhi Diversi, bellissimo. Incrocio Finale, Vaporizzatore Fotonico Ultra Rara, Libro dell'Eclissi Secret, wow, pazzesca, bellissima. La regia ci aveva rubato una bustina poco fa, quindi andiamo a vedere cosa ha trovato la regia. Regia numero 65, finalmente la ristampa ultra rara, Bento XYZ, Madre Guardia, Artista Amico e Noah Punk, Danza Orco Secret. Guardate che carta ragazzi, bellissima. Intanto vi ricordo che ordinando da Fantasor con il codice MakeArts5, 5% sul vostro prossimo ordine. E sopra i 70 euro c'è anche la spedizione gratuita, quindi approfittatene subito. Aggiustatore rapido spirale, macrocosmo, scaricatuono, guscio vulcanico ultra raro e coraggioso cavaliere scarlatto bradamante. Interessante come carta e anche potrebbe essere interessante anche come archetipo. Prossima busta. Matmatch Sisma, la ristampa, numero 72, Torre Shoji. Per gli amanti dei numeri questa carta veramente importante, perché prima si trovava solo dal Jump se non mi sbaglio. Saggio della Forza, Cash, Artista Amico, Borokuribu. Ragazzi, 25esimo anniversario prismatica, Maestro Trilama, pazzesca come carta, guardate che bella. Wow, abbiamo trovato la 25esima anniversaria prismatica. Andiamo avanti con la prossima busta. Saggio della Forza, Kashi, Mantide religioso, Drago armato scuro ultra, stupendo. Spaccatura dimensionale ultra ci voleva e Buco Nero Secret, gran bella ristampa. Saggio della Saggezza, Himme, Incrocio Finale, Cucciolo di Ragno, Festa dei Fiori e Mago Nero, il Cavaliere della Magia dei Draghi. Per gli amanti di Mago Nero questa carta è un'eccellenza. Prossima busta. Vaporizzatore Fotonico, Scaricatuono, Viverna Fantasma, Cucciolo di Ragno e Mysterion, la Corona del Drago. Questa l'avevamo già trovata, ma ci può stare. Prossimo pack. Non scatenati maestri della guerra, Saggia, Ragno, Artista Amico e un altro buco nero. Spike distruttori in ultra raro, puro bonus, specchio addizionale, e benvenuto labirinto, finalmente la ristampa rara Secret. Questa carta ultra rara era arrivata a veramente dei prezzi altissimi e finalmente abbiamo la ristampa Secret. Lanciere Fantasma, L'Ardiere del Mondo Sotterraneo, Maledizione di Ara, Sciamana Rosa, Ala Nera, bellissima, Sciarunga la Luna Calante ultra rara e Luce dell'Ombra. Ukinoe Punk,
Viverna, promozione, Cat Unicorn e Super Poli Secret Rare. Bellissima questa Super Poli, questa ristampa Secret, veramente fantastica per i giocatori. Poi, Dormiente Fantasma, Saggia, Torre, Bento e Dualità, finalmente un'altra carta, che questa la stavo cercando perché tra le più richieste di questo set, veramente forte. Offre come tributo un mostro luce oscurità, evoca specialmente la tua mano extra deck un mostro luce oscurità con lo stesso tipo a livello originale, ma con un attributo originale diverso. Durante la tua main phase puoi bandire questa carta, un mostro oscurità dal tuo cimitero, mischi entrambi nel deck, poi pesca una carta. Carta pazzesca che... ovviamente sono veramente contenta di averla trovata. Comunque inizio a pensare anche che le 25esime siano veramente rare, perché ne abbiamo trovata solo una per ora in questo box. Quindi la lasciamo qui e la regia mi dà un'altra busta. Regia, smettila, eh. Aratama, Mamba Nero, Stel Cavaliere, Sakitama e Zona Sincro. Interessante. L'artwork è bellissima. Non lo leggerò tutto dopo queste carte. Sprite Distruzione, Urabonu, No Punk, Bistel Baldrick, ultra raro, stupendo, e Rito di Aramisir Secret, finalmente la ristampa anche di questa carta, veramente richiesta e finalmente aveva bisogno della ristampa. Ragazzi, sono rimaste tipo le ultime 5 buste, io spero di trovare un'altra 25esima, speriamo. Lamia, Pedone, Protezione, Mamba Nero e Noah Punk, La Melodia Volpina. Niente male, un'altra ristampa super interessante. Ce la teniamo, super buona. Artista Amico, Equazione Matmatch, finalmente ultra rara. Lamia, Tesea e Saltatore Fotonico. Ma dov'è il nuovo supporto Sky Striker? Lo troveremo. Regia, lo smettila. Ultima speranza dei numeri. Storia Barattina, Artista Nicolamia e Uomo Alato della Fiamma, Eroe Elementare, Rabbia Infernale. Cioè ragazzi, guardate che artwork. Io che adoro gli eroi elementari non potevo chiedere un artwork più bella. Regia mi dà una busta. Artista Amico, Sprite, Uniball, Specchio e Tragedia del Campo da Battaglia. Raga, che artwork. L'ho aperta malissimo questa, speriamo non ci sia niente. Lanciere, Fusione, Saggio, Regola d'Oro, un nuovo supporto per i best e Cristallo. Questo devo analizzarla perché potrebbe essere un bel supporto da giocare nel mazzo che è uscito quest'anno con gli Structure, che faceva già una combo pazzesca anche solo con 3 Structure. Risentimento, Matmatch Seer, numero 72, Sage e Neos armato. In questa espansione ci sono un sacco di eroi stupendi, guardate che artwork anche questo. Nessere elementare, un mostro drago armato, quindi probabilmente si inizieranno a giocare i draghi armati. Ragazzi, ultima busta, ultima chance, non scatenante, Rigenerazione, Aratama, Dormiente e Ible Secret, anche questa la ristampa veramente fantastica. Direi ragazzi che questo sboosting non è andato per niente male. Ho scoperto di aver trovato una prismatica abbastanza importante, comunque dal valore di 80 euro in italiano, quindi ci piace, e delle super carte che se volete vederle dovrete guardarvi tutto il video. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video.